Lucas, ancora una volta hai scatto le gerarchie del centrocampo, sei partito dalla panchina nelle prime partite, poi a te ne hai avuto l'occasione del primo minuto. Sì, già prima a Novara. Già prima a Novara. Però diciamo che è normale, è un campionato lungo e dove tutti giocheranno sicuramente. Almeno poi secondo me una squadra non deve avere titolare. Siamo tutti al centrocampo di giocatori che possono giocare e cavalla benissimo. Verissimo quel che dici, però anche il cambio di modulo sicuramente aiuta. Sì, sicuramente aiuta, un posto in più diciamo, però anche quello è scelto dai mister. L'anno scorso parlando con a fine campionato con Budo diceva se dovessimo fare, quando si sapeva che arrivava Giampaolo, una mediana due dei compagni che abbiamo avuto quest'anno, forse lui fosse quello più adatto in realtà. Cioè, dov'è che ti trovi meglio, giocare a due o giocare a tre alla fine? Perché Alessandro mi diceva, per me lui è più adatto di quelli che ci sono qui per giocare a due. Diciamo che secondo me non c'è un problema, ho fatto più nella mia carriera a tre che a due, però giocando a tre l'anno scorso, diciamo che era per quest'anno qua, per tornare a giocare a due, ci impiegherebbe un po' ancora per prendere le misure. Però dopo, diciamo che adesso dopo 2 mesi di lavoro ero già abbastanza bene nel ruolo. Come stai vivendo la tua avventura bis nel Brescia? È bello essere qua ancora, che mi hanno voluto qua, allora mi fa piacere questo, una grande squadra, società, e spero quest'anno possa fare meglio che l'anno scorso. E già di essere nello stesso ambiente dell'anno scorso è un aiuto ulteriore ancora qua. Per te è stata una sorpresa la riconferma o te l'aspettavi? Ti avevano detto qualcosa l'anno scorso che se si fosse potuto ti avrebbero... Diciamo che a fine campionato sapevo più o meno che il Brescia aveva l'intenzione di tenere anche per l'anno prossimo. Come ritieni il Brescia, come ritieni come squadra, sono i nuovi arrivati, come potenzialità rispetto a quello che c'era anche l'anno scorso, è più forte dell'anno scorso, indipendentemente che ha cambiato il modulo del gioco, proprio come squadra, ritieni più forte? Ma diciamo che mantenendo un po' di giocatori, tanti giocatori dell'anno scorso, questo dà un vantaggio che l'anno scorso non avevamo. Però i ragazzi che sono arrivati anche vengono a sommare, sono arrivati dei bravissimi giocatori, sono anche usciti, sono almeno dati via dei bravi giocatori, però diciamo che avendo la riconferma di una base buona che ha fatto bene l'anno scorso e portando dei giocatori di valore qua, secondo me siamo più avvantaggiati quest'anno. È arrivato anche un giocatore dalla seconda divisione, Coletti, ti ha stupito quello che ti ha portato, che è riuscito a dare da subito? Sicuramente non si può neanche chiamarlo della seconda divisione, perché sembra che giochi in B da tanti anni già. Sta facendo benissimo e sta aiutando la squadra. Anche la fame che dimostra di avere, il modo di fare che ha, è uno stimolo comunque in più? Sì, sicuramente vedendo uno che ha fame al tuo fianco ti passa, ti porta buona di fame anche a te. Arriva il Crotone sabato, c'è necessità di confermarsi dopo la bella prestazione, la bella vittoria interna? Sì, sicuramente abbiamo bisogno di anche punti, perché non siamo riusciti a vincere le 3 partite, anche se meritavamo un po' di più di quello che abbiamo raccolto. E è una partita che dobbiamo per forza vincere, questo è il problema. Anche se è una squadra di tutto rispetto, sono partite pericolose, però dobbiamo fare tutto per modo da portare 3 punti. Tu ritieni che in qualche punto del campo, per dire uno a caso l'attacco, siamo un po' carenti, nel senso come numero? Perché di punti vere quanti ne ha Brescia, di punti vere? Corvi e Caraccio, Corvi è fuori, Caraccio per 3 mesi punte via. Esatto. Sembra che forse una punta centrale in più farebbe comodo la squadra. Ma diciamo che le nostre mezze punte possono fare benissimo, sono dei giocatori veramente forti, Saba, Juan, Sodino. Questo non vale. Che hanno una qualità. La risposta non vale, perché
È una risposta da amico. No, sto scherzando. Secondo me possono fare bene, possono adattare quel ruolo lì e sicuramente hanno la qualità per farlo bene. E poi abbiamo Caracciolo che è veramente uno dei più forti giocatori. Quindi secondo me non manca tanto. Come giudichi a distanza di qualche mese dall'inizio del lavoro di Giampaolo? Essere positivo, positivissimo, c'è la squadra che sempre lo segue, poi riesce a dare le spiegazioni bene, a farti fare quello che lui vuole in campo, anche cambiando modulo, siamo riusciti velocissimo a fare un po' quello che lui aveva in mente, questo nuovo modulo, e stiamo crescendo sempre di più anche con il mister.